Ieri presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa si è tenuto un incontro dal titolo I Carabinieri di Sicilia nel bicentenario di fondazione dell'Arma, le interviste. Questa festa riguarda una centralità nella lotta contro il malaffare, contro la corruzione, per il rispetto delle leggi e quindi anche per la difesa dei cittadini, perché molto spesso noi dimentichiamo che quando si persegue l'errore, il malaffare, si garantiscono i diritti delle vittime, dei cittadini normali che chiedono di vivere in uno stato dove c'è la tranquillità, la sicurezza e dove si po possa prosperare nell'economia, nei rapporti fra la società. I carabinieri rappresentano in assoluto una bella forza di cui essere orgogliosi nel nostro paese. Nei suoi film spesso ci sono le figure dei carabinieri. Ma non è che spesso ci sono le figure dei carabinieri. In alcune storie è stato naturale, insomma, in qualche maniera, raccontando un po' la vita del nostro paese, ecco, come accade per esempio in Bahia, ecco, c'è una scena che al generale piace particolarmente e quindi ha voluto che io venissi qui a mostrarle e a parlarne. È una presenza che è iniziata in Italia e nel 200 anni fa. Noi siamo presenti in Sicilia da 153 anni. Sono stati un periodo molto intenso, molto delicato, a volte drammatico. Il minimo comune denominatore di tutto è che dove sono stati i siciliani, dove sono stati gli italiani, si sono fatti trovare sempre pronti i carabinieri, condividendone momenti di felicità e momenti meno belli.